No, non è così che dobbiamo procedere. Con i nomi dentro la rosa, fuori dalla rosa, nomi extra rosa, no, non è così. E io credo che la gente non voglia questo genere di metodo, è stanca delle fughe in avanti, dei blitz. Noi stiamo proponendo un'idea di metodo. Parliamoci, confrontiamoci, sediamoci, cerchiamo di aggregare più consenso possibile degli elettori intorno ad una figura alta. I nomi che ci sono in questo momento sono rispettabilissimi, sono persone di alto profilo, dobbiamo lavorare perché più grandi elettori possano convergere intorno a quello che sarà uno di loro. Dobbiamo trovare un presidente all'altezza di questo formidabile paese, ecco, non lo possiamo fare così. Lei parla di nomi autorevoli, ma non sono quelli della terna presentata ieri dal centrodestra, sono altri nomi che ancora non sono usciti fuori? No, io non creerei questo discrimine tra nomi dentro la rosa, come dicevamo, o nomi fuori dalla rosa. I nomi che ci sono, che sono stati, per così dire, levati dal tavolo, noi li abbiamo fatti fin dal principio. Abbiamo dichiarato irricevibile la candidatura di Berlusconi, abbiamo espresso delle forti riserve sul fatto che Draghi potesse lasciare il suo ruolo delicatissimo in questo momento di Presidente del Consiglio. Dopo di ciò continuiamo a lavorare e sono sicuro che lo troveremo. Per il nome di Casellati, perché no? Perché è troppo di parte? Ma non me lo far fare il gioco delle figurine panini, ce l'ho, mi manca, ce l'ho. Torno a dire, serve un'alta statura etica, i nomi che ci sono che in questo momento sono nomi di peso, meritano tutti la nostra considerazione, però il problema è che non è un talent show questo. E sono questi nomi, bisogna vedere se intorno a questi nomi si possa sviluppare la più ampia convergenza possibile. L'abbiamo detto fin dal principio, deve essere il presidente di tutti. Però non c'è convergenza se bisogna chiudersi in un conclave a Panacco a questo punto. Non c'è? Convergenza. No, è il contrario. Io credo che il momento migliore. Io ho parlato di silenziosa ricerca giorni fa. Io credo che sia questo il modo migliore. Dialogare, alzare l'asticella dello scambio di informazioni e anche un po' della fiducia l'uno nei confronti dell'altro. C'è il rischio che poi si dialoga, non si trova un accordo e si va di nuovo da Mattarella a chiedere di restare. Ma io non lo vedo all'orizzonte questo rischio. Poi sapete tutti come la figura del Presidente della Repubblica non è che la si è fatta in 24 o 48 ore, ma credo proprio per questa ragione. I migliori Presidenti della Repubblica sono venuti dopo un dibattito molto ampio che è durato anche settimane. Una ragione ci sarà pure. Senatore, però guardando le crisi che ci sono in atto, Ucraina, anche quella pandemica, e valutando anche i risultati della seconda votazione, diminuiscono le schede bianche e aumentano quelle di Mattarella. È un segnale questo? No, ma allora, intendiamoci, su Mattarella abbiamo espresso dei giudizi estremamente positivi. Il punto è che Mattarella in questo momento sta trasferendo i mobili della propria abitazione da una parte all'altra, insomma di queste cose dobbiamo anche tenerne conto. Non possiamo lavorare sulla carta Mattarella, dobbiamo lavorare per trovare un presidente, un nuovo presidente per i prossimi 7 anni. Poi se dovesse accadere una cosa di questo genere, io penso che Mattarella avrebbe ovviamente il gradimento di tutti. Per voi mi rimane il punto che Draghi è meglio che rimanga dove sta? Noi abbiamo fatto un ragionamento molto semplice che parte da un dato di fatto. Se Mario Draghi va via dal Colle e va via dal suo ruolo di Presidente del Consiglio, il governo si ferma. E questa è una verità che non possiamo nascondere ai cittadini, non possiamo far finta che non sia così. Dobbiamo immaginare che questo è un governo che si è creato intorno a degli equilibri che poggiava sul Mario Draghi, poggiava sul Premier. Se il Premier dovesse andare al Quirinale, ovviamente il governo avrà una battuta d'arresto e questo paese, proprio per le cose che ci dicevamo prima, non può permettersi il lusso di una battuta di arresto.